Allora, buonasera a tutti. Sono. Aspettate che ora che ora è. L'1:24 di giovedì 2 maggio. Io per l'ennesima volta mi sono svegliato di soprassalto perché stavo guardando una live di Sandro. Guardavo un po' di live, così ho guardato una live di Sirenetta, un pezzo. Quella dove c'è Graziella del Vescovo, così. Poi a un certo punto mi sono messo a guardare una live online di Sandro, proprio on air, e ho notato che spesso e volentieri queste live a un certo punto mi danno fastidio, ma proprio a livello, cioè a livello fisico, proprio, cioè io mi addormento, però nel mentre che mi addormento sento come se queste voci mi rimbombano nel corpo. Allora io spengo la live, tipo un'ora fa, 2 ore fa, spengo questa cazzo di live e boh, mi metto a dormire, al buio, così tranquillo, e dormo. Fate conto, 15-20 minuti fa, sento come una presenza, qualcuno su di me, che mi tiene la bocca e con un punteruolo mi punteruola nelle mutande. Cioè non so come definirlo, io lo descrivo così. Cioè, c'era qualcuno sopra di me, che mi teneva una mano sulla bocca e con un punteruolo me lo metteva sulle mutande così come una minaccia, cioè come ho chiamato la guardia medica, mi fa se ti voleva fare qualcosa in 15-20 anni te l'aveva già fatto, perché sono 15-20 anni che mi succedono cose del genere. Allora io, cioè, subito lì per lì non ho detto bah. Cioè, ho detto continuo a dormire perché sarà uno dei soliti sogni che poi. Però invece niente, cioè, sento ancora di più il punteruolo, apro gli occhi, no? Apro proprio gli occhi, accendo la luce qua, vedete ci sono due luci, vi faccio anche vedere. Ho acceso questa luce qua, mi pare, questa qua, e si vedeva là dalla porta, ma non si vedeva nitido, perché comunque, vedete, se chiudo questa luce, rimane così là, ok? Guardo verso di là e vedo come una sagoma che poi vi spiegherò al finale del video. Vedo questa sagoma che comunque non faceva rumore, cioè si muoveva ma non faceva alcun rumore, non parlava. Sì, sentivo dei rumoretti, ma più che altro rumori tipo il respiro, così, non so che. Sentivo dei rumori strani, ma non erano rumori come per dire di un essere umano che si muove e fa del casino. Cioè si sente se c'è un essere umano in casa. Quindi le cose sono due, poi ho controllato tutta la stanza, ho controllato il bagno, devo controllare ancora gli armadi, ma per carità negli armadi non ci controllo nemmeno. E quindi o che se le cose sono due, o che qualcuno che è uscito dalla camera, che però è un ninja a sti punti, perché vuol dire che apre il chiavistello, esce dalla camera, scende le scale, accende la luce, tutte queste cose qua le fa senza che io me ne accorgo. Quindi allora è un ninja, un mostro, non so cosa possa essere. O che se no è il fantasma di Michael Jackson, perché io a un certo punto ho visto questa figura, ho iniziato a dire ti scanno, ed era uguale a Michael Jackson, era la sagoma di Michael Jackson. Sembrava proprio Michael Jackson a me. Quindi io penso di essere perseguitato dal fantasma di Michael Jackson, non so perché. I miei vicini di casa adesso ho capito perché dicevano che li tenevo svegli, perché quando capitavano queste cose, che queste entità, che più di una saranno sicuramente, quando queste entità mi svegliano, io mi alzo di soprappianto, di soppiatto, cioè mi alzo, loro sono di soppiatto, io mi alzo di soprassalto e cioè inizio a dire delle cose tipo ti scanno, così così. Quando ero a casa giravo col coltello per casa cercando che c'era una persona che non trovavo mai, e anche stavolta non ho trovato nessuno. Poi è anche vero che quando ho aperto la porta per vedere un po' chi c'era lì fuori per dare un'occhiata, fate conto che sono passati quei 5-7 minuti. Sono passati quei 5-7 minuti, apro la porta, c'era tutte le luci accese, ci sono ancora adesso, credo,
E giù di sotto c'era qualcuno che si mangiava un frutto, qualcuno qua di noi che era giù di sotto. E chiamo l'operatrice, gli racconto la cosa e gli faccio presente che c'era qualcuno in soggiorno. E lei mi dice: sì, ma può essere qualcuno che si è andato a mangiare un frutto. E ci sta, perché a quest'ora non sono ancora magari le 5 del mattino, le 4. Cioè, poi quella notte qua la gente è un po' sta sveglia. Non è che andiamo tutti a dormire, ma realmente non ho sentito aprire, non ho sentito chiudere, non solo quando dormivo, ma anche quando ero già sveglio, non ho sentito nulla. Quindi secondo me è il fantasma di Michael Jackson. Poi sarò scemo io, mi prenderete per stupido, glielo ho detto anche alla guardia medica quando l'ho chiamata, gli ho detto: ma che mi prenderà per stupido, dottore, ma secondo me è il fantasma di Michael Jackson. Era là, così impalato, come un peperone. Sì. Non so, cioè, forse sono quei quadri là che mi perseguitano, non lo so. Beh, volevo raccontarvi solo questa cosa perché sembra che io con i fantasmi c'ho sempre un bel rapporto così. Diciamo, apprezzo lo spettro elettromagnetico, ma alcune entità proprio mi... Ma poi non so se era Michael Jackson, però cioè, a me sembrava lui. Perché comunque c'è... Cioè, sta cosa di Michael Jackson, chi mi conosce lo sa che ogni tanto me lo vedo in piena notte e magari ride, magari non è che è minaccioso, cioè è minaccioso magari, però non è che è minaccioso di per sé chissà quanto. E però sembra lui, non lo so, arrivederci.